Bella a tutti ragazzi, qua tra Frank e Paolo, siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati con lo sneak peek di Clash Royale, in cui parleremo di 2/3 cose nuove. Le prime due sono le più importanti, che sono le carte, due nuove carte aggiunte su Clash Royale. Io come sempre vi darò la mia impressione, non mi limiterò a esplicarvi l'aggiornamento, ma vi darò anche appunto i miei pareri personali. La terza, su cui non mi soffermerò, è la nuova arena, arena di ghiaccio, mi sembra che si chiami Pennacolo, qualcosa di ghiaccio, comunque un'arena tutta ghiacciata, secondo me molto bella, ma che probabilmente non raggiungerò in tempi molto brevi, soprattutto visto le serie che faccio. Parliamo però delle carte. Le carte sono lo spirito di ghiaccio, che assomiglia agli spiriti di fuoco, è appunto una carta che costa 1, quindi ha un costo davvero basso, spona un solo spirito di ghiaccio, che è questa pallina che si lancia sugli avversari proprio come gli spiriti di fuoco, però anziché infuocarli o comunque anziché fare un danno come fanno loro, lo ghiaccia l'avversario, quindi lo ferma. È un'ottima carta difensiva a mio parere, perché comunque il costo bassissimo permette di spawnarla in tempi brevissimi. Inoltre congela, quindi permette di guadagnare tempo, e una volta che avete congelato le truppe avversarie magari vi dà un po' più di tempo per eliminarle con altre carte che avete nel mazzo. Dunque vedremo se questa aggiunta può risultare un'aggiunta utilizzata e anche apprezzata dagli altri utenti. Io personalmente non penso di utilizzarla subito, perché appunto ha un costo basso e tutto, però non mi convince più di tanto, ecco, questo è il mio parere personale. Poi potrebbe essere anche la carta più forte del gioco, io adesso non lo so, non l'ho ancora provata, quindi vi do un parere personale. Per quanto riguarda invece la seconda carta, parliamo del bowler, che è il lanciatore di pietre. Questa invece è una carta che ho apprezzato davvero tanto. Il costo è 6, quindi non è basso, è praticamente medio alto, però il suo danno è elevatissimo, lancia le palle di roccia proprio come i bowler di Clash of Clans. Queste non rimbalzano, queste qui rotolano prima dritte, poi fanno una leggera curva per abbattere tutto ciò che si trova sulla loro strada, fanno un danno quindi ad area e appunto colpiscono qualsiasi truppa le si pare davanti. È una nuova carta secondo me molto molto forte, perché se non viene counterata in maniera efficiente rischia di fare un malone, e io spero appunto di riuscire ad utilizzarla più presto, spero di trovarla, comunque spero di appropriarmene, perché mi piace molto molto come idea. E poi secondo me, se la si riesce a proteggere bene, questa riesce a fare un danno pazzesco e ad aprire la strada verso le torri con una rapidità assurda. Come ho già detto, sull'arena non mi soffermo tanto, queste erano le mie impressioni. Sono rimasto, non dico allibito, no, assolutamente no, sono rimasto comunque quasi indifferente all'aggiunta degli spiriti di fuoco, in quanto, vabbè, bene o male è una carta abbastanza mediocre a mio parere, senza averla provata, quindi prendete con le pinze ciò che vi dico. Mentre del bowler ho numerose impressioni positive, poi bisognerà vedere come si comporta realmente in un match. Dato la fra è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e bella.